Sì, allora diciamo che abbiamo cercato di rappresentare un settore a 360 gradi, cioè da tanti punti di vista, cioè partendo il sabato con un approccio un po' più mirato al mondo del lavoro, cioè quindi cosa vuol dire lavorare in questo mondo qua, che opportunità ci possono essere, degli esempi anche di aziende che magari casi studio che hanno comunque intrapreso una carriera imprenditoriale, e degli esempi un po' più verso forse la persona che sia giovane o no, perché ci sono anche persone che vogliono cambiare la propria vita lavorativa e che hanno una certa età, e quindi un approccio diretto che va a spiegare un po' le opportunità che ci sono nel mondo e anche un po' di DeFi, Ok. pochettino l'abbiamo inserito per rappresentare anche quella parte lì che comunque rappresenta un po', cioè tantissimi ragazzi piuttosto che figure e quant'altro sono, cioè, sono entrati lavorativamente parlando in quel mondo da quel punto di vista. Certo. Questo del sabato. La domenica invece è puramente tecnologia. Infatti sfiderò le persone a stare sedute dalle 10 della mattina con la pausa e poi alla sera per andare a approfondire tutti gli argomenti tecnologici, perché purtroppo è vero, cioè, ma è noioso. Sì, ma è noioso, ma fa parte del settore, quindi cioè, non verticale su quello, però rappresentiamo tutte le tecnologie, cioè anche da Bitcoin, che comunque è una tecnologia del settore, è un filone, a blockchain, come alcune blockchain già presenti che hanno anni che stanno lavorando per costruire le proprie reti, e agli NFT, le varie applicazioni con IoT, di rappresentare tecnologicamente tutti i punti di settore con non divulgatori ma tecnici. Quindi Ok. tecnici comunque predisposti alla divulgazione, perché se no ci troviamo a leggere righe di codice e basta, e quindi diventa un po' un problema. Invece il lunedì siamo riusciti finalmente a chiudere il programma e lo affronteremo è aperto comunque l'evento anche la mattina, però la conferenza inizierà dal pomeriggio, e affronteremo sicurezza nazionale e internazionale, quindi dal punto di vista anche di intelligence a livello di sicurezza. Quindi è un evento, diciamo, che parla di tecnologia, geopolitica e sicurezza, e in più anche qualcosa di come la tecnologia può essere al servizio di alcune problematiche. E quindi anche un'azienda importante italiana che ha fatto con le stampanti 3D, cioè ha dato una mano sia durante il Covid, ma anche adesso per la guerra in Ucraina, e poi approfondendo con alcuni esperti geopolitici che parlano appunto di questa transizione digitale o anche delle problematiche che sono tra Stati Uniti e Cina, anche a livello tecnologico, cioè quindi riesce veramente a capire quello che è un settore.